Camillo Iezzi. Donato Iezzi. Orlando Iezzi. Rocco Iezzi. Benzoni Assunto. Bernard Napoleon. 8 agosto 1956, 68 anni dopo la tragedia di Marcinelle, è impressa in maniera indelebile nei cuori di tutti gli abruzzesi, 60 corregionali che persero la vita nell'incendio della mina, come venivano chiamate le miniere, del Bois du Cazier, in Belgio. In contemporanea, se a Manopello, una delle città martiri, venivano letti i nomi dei giovani minatori deceduti, lo stesso è stato fatto a Charleroi, dove è presente una delegazione abruzzese. La commemorazione di quella data a Manopello, Turi Valignani, Letto Manopello fino a Passo Lanciano, la deposizione della corona davanti alla targa con le stelle che rappresentano i 262 minatori volati in cielo dalle viscere della miniera, 132 italiani e 60 abruzzesi. A Manopello i rappresentanti delle istituzioni, della politica, i cittadini, le associazioni e chi quel giorno a Marcinelle c'era, come la signora Lucia, vedova di Marcinelle, che è sempre presente ogni anno a Manopello. Perse il marito in quella miniera, in quell'incendio dove le condizioni di lavoro erano inimmaginabili. Che a 19 anni è sceso sotto la miniera, a 28 si è morto. E arrabbiata? Tanto. Con chi? Con tutti. I musi neri li chiamavano così i minatori che dall'Italia e dall'Abruzzo partirono per cercare fortuna e trovarono la morte. Giulia Telellis, vice sindaco di Manopello. Solo recandosi in quei luoghi ci si rende realmente conto. C'è una parte del museo veramente importante, che è quella della riproduzione della miniera, dove ci sono esattamente gli stessi odori e rumori che si percepivano 1000 metri sottoterra, e quello secondo me è un passaggio fondamentale per i nostri giovani ragazzi. Una fondazione è stata istituita dalla Regione Abruzzo, il presidente Marco Marsiglio. Nella consapevolezza che quando il tempo passa e gli eventi si allontanano rischia di sbiadire un po' tutto, e allora bisogna rafforzare gli strumenti a disposizione per permettere alle giovani generazioni di capire quello che è successo, di poter conoscere e di poter trasmettere questi valori. Nino Di Pietrantonio, presidente Associazione Vittime di Marcinelle, racconta la sua esperienza lì in Belgio. Aveva 9 anni. Io e mamma, correndo un po', perché stavamo a circa 1 chilometro di distanza dalla miniera, e arriviamo lì all'imbocco della miniera. Il cancello ovviamente era chiuso, la gente era piena di gente che urlavano, piangevano, aspettavano che si aprisse il cancello perché volevano entrare per vedere che cos'era successo. Niente, c'erano ambulanze che andavano e venivano. Io sono rimasto lì addirittura per ben 3 giorni attaccato al cancello della miniera, perché mia mamma diceva: adesso papà viene fuori, adesso torno. Ovviamente non è tornato né lui, né mio zio, né gli altri 2 parenti della famiglia, né tutti gli altri minatori che sono rimasti imprigionati e poi sepolti vivi. La tragedia di Marcinelle rappresentò uno spartiacque per le condizioni lavorative. Molte miniere vennero chiuse, ma la giornata di oggi è dedicata al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, perché in fondo ancora troppi sono gli incidenti e le morti. A Marcinelle anche la CGIL è presente con una delegazione. Mirko D'Ignazio. Chiediamo all'Europa che si garantisca un lavoro sicuro, che si garantisca un lavoro dignitoso e che si costruisca un futuro fatto di giustizia sociale, affinché questi eventi non accadano di nuovo e affinché tutte e tutti possano vivere in un continente che davvero si preoccupa degli ultimi. Nel frattempo a Charleroi risuonano le note della canzone di Lara Molino al Bois du Cazier, con un brano scritto proprio per le vittime della tragedia. Un bacio alla mia terra. Sono abruzzese, sono italiano,